Questi ragazzi sono eccezionali. Hai ragione, amico. Papà, in questo momento non riesco a concentrarmi. E se mi svegliassi presto li faccio domattina? Non se ne parla proprio. Se li avessi fatti prima, invece di... Magari i compiti non esistessero. Allora, se aggiungi due fattori, qual è il risultato? Una noia enorme. Rebecca, però così non imparerai mai niente. Mamma, questa è una perdita di tempo assurda. Ci sono un sacco di altre cose molto più interessanti da imparare invece del minimo. Allora impara questo: niente compiti uguale niente dolce. Dai, i compiti. Rebecca, i compiti. I compiti. Qualcuno ha bisogno di me? Gigi? Qualcuno ha bisogno di me? Fabio, non voglio studiare, neanche io. Ma come, Rebecca, neanche tu? Mi fanno studiare soltanto cose inutili. Io voglio studiare cose interessanti. E cosa volete? Non studiare e neanche andare a scuola. Potrei essere autodidatta. E va bene. Ho cambiato il corso della storia. La scuola non è mai esistita. Beh, forse ho esagerato un po'. D'ora in poi non dovrete andare a scuola né fare i compiti. Evviva! Rebecca, avevo un appuntamento con Matteo alle 11. Ma non capisco che ore sono. Sono le... palo... serpentino, palo. Questo che cos'è? Che succede, ragazzi? Perché non sappiamo più leggere l'orologio? Beh, sì. Da ora non dovrete più andare a scuola. È come se non ci foste mai andati. Ma non è giusto! È giustissimo. Ci arrangeremo. E poi tu sei intelligentissima. Mamma, mi scriveresti il numero dell'autobus che va al Museo delle Scienze? Bravo. Tieni, amore. Grazie. Mamma, stai preparando la mia torta preferita? Mi prendi lo zucchero, per favore, che manca solo questo? Subito. Ma come, qual è lo zucchero, amore? C'è scritto? Ah, che la fortuna, secondo me. Ecco. Grazie. Ciao, non vedo l'ora di mangiare la torta. Che c'è? L'autodidatta non ha avuto una bella giornata oggi? È stata terribile. Ho sbagliato l'autobus e quindi invece di andare al Museo delle Scienze sono finita nella discarica comunale. Sì. Me ne ero accorto. Gigi, che cosa ti succede? Che cos'è quella faccia? Ma è la tua torta preferita. Ma questa torta sa... Diciamo, ho avuto qualche problemino. Fabio, lo ammetto,
Ho bisogno di tornare a scuola. Anch'io. Voglio andare a scuola. Cosa, Gigi? Ma, per favore, puoi ripetere questa frase? La vorrei registrare. Fabio, basta. Domani andrete a scuola. E... Grazie, Fabio. Ragazzi, lo sapete, io esprimo sempre i vostri desideri. I desideri sono vostri ordini. I vostri ordini sono i miei desideri. Basta, Fabio. I vostri desideri sono i miei ordini. I vostri ordini sono i vostri ordini. I vostri ordini sono i miei desideri. I suoi desideri sono i miei desideri. Andiamo. Che ore sono? Faccio tardi in ufficio anche oggi. Ma dove andate a quest'ora? Sono le 9 di sera. A scuola? Non vogliamo perdere l'autobus. Faccio muoio. 1, 2, 3, hop, hop, dai. Evviva. Sono già le 7. Rebecca, i compiti. I compiti. Gigi e Rebecca non volevano più andare a scuola e Fabio con i suoi superpoteri ha realizzato i loro desideri, facendogli però capire quanto fosse importante la scuola. Fabio, non voglio studiare. Neanche io. Ma come, Rebecca? Neanche tu. Mi fanno studiare soltanto cose inutili. Potrei essere autodidatta. Ecco, professore, ma secondo lei quanto è importante andare a scuola? La scuola diventa determinante nella nostra esistenza, è ciò che ci permette di scoprire dentro di noi quelle risorse, quelle capacità, quelle abilità che potranno un giorno riuscire a far accadere ciò che sogniamo. Che c'è? L'autodidatta non ha avuto una bella giornata oggi? È stata terribile. Ho sbagliato l'autobus e quindi invece di andare al Museo delle Scienze sono finita nella discarica comunale. Professore, cosa bisogna fare per raggiungere i nostri obiettivi? Anzitutto ci vuole passione. Passione intesa come volontà, determinazione a raggiungere ciò che veramente vogliamo. E in questo la scuola contribuisce in maniera determinante. Noi siamo l'ambiente che frequentiamo. Ragazzi, quindi, detto questo, andiamo a scuola, perché la cultura è la base per inseguire i nostri sogni. E qui, proprio in questo posto, i professori saranno i nostri supereroi, coloro che ci aiuteranno a realizzare i nostri sogni. Thank you.